È un clima d'attesa quello che regna tra i sindacati e i lavoratori del cantiere Seta di Nocera Inferiore. Domani pomeriggio l'incontro verità con l'amministrazione comunale, si avvia a compimento il percorso che vedrà gli 83 lavoratori del cantiere nocerino della società di igiene urbana con sede a Cava dei Tirreni in liquidazione transitare con tutta probabilità attraverso la Nocera Multiservizi, ma c'è anche attesa per capire in cosa l'amministrazione intende rimodulare il nuovo bando già formulato. Confermiamo la nostra posizione unitariamente, quella di rivedere il capitolato nella parte che riguarda l'offerta, che a nostro avviso non può essere quella dell'offerta al massimo ribasso. Desideriamo, anzi quasi pretendiamo di discutere nel merito del piano industriale, perché crediamo che sia da riscrivere, da rivedere, per fare in modo di renderlo più calzante rispetto e ai servizi da offrire ai cittadini e ai lavoratori della Seta. Per le organizzazioni sindacali cosa cambia se il traghettamento avviene per opera della Nocera Multiservizio o se avviene per opera del Comune? Questa è una nostra proposta, credo che voi ricorderete, abbiamo più volte dichiarato per la vostra televisione e dai giornali che a nostro avviso il servizio doveva essere svolto e dovrebbe essere svolto da una società a intero capitale pubblico. Questo per diverse ragioni che correrebbe molto tempo per spiegare. Una delle quali ovviamente è quello di offrire un servizio di qualità e a minor prezzo e, come dire, anche per favorire la tassazione per i cittadini. Ad oggi la situazione dei lavoratori com'è, tenendo conto che oggettivamente la città non è pulita dappertutto? Sì. Ci sono stati problemi nel corso delle festività natalizie con lo stile di battipaglia, nel senso che l'evacuazione delle balle da trasportare ad Acerra, ci sono stati dei problemi con la linea di Acerra e quindi ci sono stati ovviamente dei problemi. Non si verificava da parecchio tempo che moltissimi camion aspettavano per ore e ore e ore prima di entrare nello stizio. L'umore tra i lavoratori, tra gli 82 lavoratori com'è? L'umore è preoccupazione per il futuro, preoccupazione soprattutto per il fatto che gli stessi lavoratori non si sentono garantiti da diverse dichiarazioni in un contesto, quello generale nazionale, di intera confusione, tanto è vero che c'è stato un incontro tra il Ministro Clini e l'Assessore Romano in questa settimana anche per quanto riguarda i consorzi, ma si tiene presente che il nuovo decreto dovrebbe uscire prima del 24 febbraio.